Il paradiso delle signore, lunedì 30 dicembre 2019. Per Roberta le vacanze sono finite e così la ragazza rientra a casa. Lì trova una lettera e un regalo di Federico, ma questo non fa affatto felice la Pellegrino. Infatti quest'ultima, confidandosi con Gabriella, ammette di non sapere più quali sentimenti prova esattamente dopo il bacio scambiato con Marcello. Clelia e Luciano, dato che ormai il paradiso delle signore ha ripreso a lavorare a pieno ritmo, devono collaborare, ma per loro è sempre più difficile fare finta che non ci sia mai stato niente. Umberto stringe sempre di più il legame con Flavia, determinato a ottenere l'eredità Brancia, malgrado la sua situazione economica stia migliorando. Riccardo e Vittorio ricevono l'invito di Achille Ravasi, che chiede loro di andare all'Expo di Torino per parlare del nuovo anno, che rappresenta il centenario dell'Unità d'Italia. Sarà un capodanno diverso per i due, mentre le Veneri preparano dei festeggiamenti diversi e più sfrenati. Rocco e Salvatore suggeriscono al capo magazziniere di condividere l'appartamento con Marcello, in maniera tale da evitare che continuino ad aumentare i pettegolezzi sul rapporto tra Agnese e lo stesso Armando.